Stiamo per raccontare nuovamente un festival a cui noi siamo particolarmente affezionati, perché non disdegniamo certamente i grossi festival che stiamo raccontando. Abbiamo raccontato tutto il mese di settembre, praticamente ogni giorno festival, ma ci affezioniamo ai piccoli festival perché li amiamo particolarmente per il loro percorso, in particolar modo per Imaginè, il Festival delle Narrazioni per Figure. L'abbiamo già raccontato altre volte e abbiamo una delle ospiti, anzi l'ospite di punta dell'edizione 2020, Gioia Marchigiani. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E benvenuta, benvenuta qui nel Posto delle Parole per raccontare della sua presenza al festival. È un festival dedicato alla narrazione per figure. È già bella questa definizione, vero Gioia Marchigiani? È bellissima e molto evocativa. E l'evocazione è veramente una parte integrante di questo piccolo festival, perché le immagini raccontano molto, non senza mettere insieme le parole ovviamente, ma parliamo solamente delle immagini. In questo momento le immagini sono una parte fondante. Gioia Marchigiani si racconta attraverso le immagini. Lei come nasce come illustratrice? La mia è una passione che coltivo fin da piccola. E in famiglia ho avuto un nonno pittore e poeta, da strapazzo si definiva lui, scriveva poesie in romanesco, e sicuramente questo fatto che ci fosse la possibilità di esprimersi attraverso una forma artistica è qualcosa che mi ha accompagnato da sempre. E amavo disegnare, lo facevo appena potevo, e dopo il liceo classico finalmente ho potuto dedicarmi a ciò che più mi piaceva, e quindi ho scoperto che il mondo dell'illustrazione, e ho deciso che avrei voluto fare questo come lavoro. E da piccola mi piacevano soprattutto i libri illustrati, e quindi finalmente potevo dedicarmi a questo. Ora, i libri illustrati sono una parte fondamentale dell'apprendimento della lettura, ma se noi relegassimo questi libri, Gioia Marchigiani, semplicemente a un pubblico per bambini, sarebbe veramente riduttivo, perché anche noi adulti o cosiddetti tali, quando prendiamo in mano un albo illustrato per bambini, non possiamo non rimanere spesse volte ammaliati dalle figure. Assolutamente, sono delle vere e proprie opere d'arte molti albi illustrati oggi. Chi c'è tanto lavoro dietro, c'è tanta professionalità, c'è una ricerca artistica, stilistica, concettuale, profonda. Quindi sono libri veramente per tutti, nascono come libri per bambini. E perché? Perché richiedono anche però l'assistenza da parte dell'adulto, l'accompagnamento nella lettura, nell'osservazione delle immagini, per poi esserne appunto tutti in fondo rapiti. È un po' per gli adulti un tornare bambino, o comunque rimmergersi in una dimensione fantastica e o altra rispetto alla realtà, che insomma fa sempre bene. Gioia Marchigiani, diversi anni fa, se noi facciamo un passo indietro, gli albi illustrati italiani potevano essere considerati un po' meno rispetto a quelli francesi, rispetto a quelli inglesi, no? Io spesse volte, quando andavo all'estero, a volte notavo proprio questo, la massiccia presenza, in Francia soprattutto, no? Dei libri illustrati rispetto all'Italia. E poi questo è cambiato, e l'Italia ha saputo sottolineare la valenza di illustratori che già aveva, ma il mercato in ogni modo si è allargato. Sì, sì, sicuramente i paesi nordici, o comunque la Francia, e penso anche alla Svizzera, dove ho abitato per 10 anni, hanno avuto fin da prima sicuramente una cultura, un'attenzione maggiore alla lettura, allo spazio di lettura del bambino. È qualcosa che sia in ambito scolastico ma anche familiare è sempre stata più cercata come,
come cosa. E da noi ci ha messo un pochino più tempo, è venuta insieme anche alla diffusione di una maggiore cultura di questo appunto ambito letterario, e quindi una maggiore formazione da parte degli insegnanti che hanno cominciato anche ad utilizzare Albibliostati per accompagnare tematiche affrontate in classe, la crescita del bambino, ma le stesse la pedagogia insomma si è evoluta e ha cominciato ad utilizzare sempre di più anche in Italia appunto questo come uno strumento per accompagnare la crescita del bambino e aiutare anche l'adulto a farlo in maniera adeguata, perché ora l'albo illustrato ha sia uno scopo sicuramente uno scopo più diciamo piacevole di intrattenimento, ma anche uno scopo educativo di altissima di grande importanza. Grande importanza sicuramente, ma mi scusi Gioia Marchigiani se la prendo in una in un modo sicuramente non bello. Quando io devo mettere a posto la libreria di casa, i libri d'arte e gli albi illustrati sono la mia dannazione. Lei invece come li mette nella sua libreria? Perché veramente uno ha un formato, l'altro ne ha un altro, giustamente hanno formati diversi, quindi questi nella catalogazione diventano un po' un problema. Lei come li cataloga nella sua libreria gli albi illustrati? Io li catalogo per editore, mi piace trovarli così, al di là del formato che poi adeguo in base allo scaffale, così come è fatto, li metto in orizzontale, in verticale, ma ecco, per lo più per editore o per argomento, quindi tutti quelli di contenuto naturalistico, scientifico, vicini, quelli legati all'arte anche, o se no appunto così per editore, come le dicevo. E poi c'è lo scaffale dei miei preferiti, naturalmente, certo, quelli più preziosi che sono chiusi in una vetrina. Mi piace comunque che il libro sia accessibile, fin da sempre anche con le mie figlie ho fatto in modo che fossero tutti accessibili. E quale libro le sue figlie prediligono tra gli albi illustrati? Ma naturalmente i miei. Ovviamente tra i suoi. Scherzo, loro essendo cresciute anche con dei libri in tedesco sono particolarmente affezionati ad alcuni libri tedeschi come il Pesciolino Arcobaleno di Marco Pfister e Elmar, l'elefante colorato, questi sono quelli con cui sono cresciuti, però naturalmente anche loro sono sempre state molto curiose in generale dei vari linguaggi espressivi che differenziano un albo dall'altro. E questo. E il suo primo libro che ha pubblicato era nel tempo della sua residenza in Svizzera, Gioia Marchigiani? No, ero rientrata da qualche anno già. Ero rientrata da qualche anno ed è risale al 2010 ed è Fantavolieri, un albo illustrato che ho sia scritto che illustrato io, ed è stato quello con cui dopo anni di pausa, perché in Svizzera ho lavorato più che altro come pittrice, ho fatto delle mostre personali e collettive e ho imparato poi a scolpire la pietra, a restaurare mobili, ho imparato il tedesco, ho ripassato il francese e tornato in Italia ho ripreso in mano il discorso dell'illustrazione in un ambiente, in un ambito completamente cambiato, stravolto rispetto a quello che avevo lasciato, per cui ho impiegato qualche anno per rimettermi in gioco, per riprendere il filo e è ripreso così, insomma. E l'ultimo libro creato dalle sue mani, Gioia Marchigiani? L'ultimo libro è Tipi, scritto dalla collega amica scrittrice Cristina Bellano e pubblicato da Edizioni Gruppo Abele. È uscito dicembre scorso ed è un libro bellissimo sulla meraviglia della diversità tra persone, ed è una bambina che racconta
i personaggi che abitano il suo condominio, il suo palazzo, e quindi lo fa in maniera molto poetica o spiritosa, ma anche molto profonda, proprio così come sanno fare i bambini. Cristina Bellema è una scrittrice molto... Sì, dicevo, Cristina Bellema è una scrittrice molto profonda, con cui ci siamo trovate molto in sintonia, per cui le mie immagini e le sue parole si sono rincorse in maniera molto piacevole per questo progetto. È stato speciale e siamo molto felici che è stato accolto da questo editore. Gioia Marchegiani, e che cosa racconterà al pubblico di Imaginè, festival di narrazione per figure avvernante in provincia di Cuneo? Qui racconterò della Capretta Magica, che è la protagonista del Campanellino d'Argento, l'albo illustrato con il preziosissimo testo di Maria Lai e pubblicato dall'editore Topi Pittori. Racconterò com'è nato, racconterò la meraviglia che c'è dietro questa storia, che è stata ripresa da questa grandissima artista che è stata Maria Lai, e cosa ha significato per me poterlo illustrare, del mio viaggio in Sardegna che è stato fondamentale per la creazione delle illustrazioni. E come mai è stato fondamentale questo viaggio, Gioia Marchegiani? È stato fondamentale perché trovandomi in quei luoghi ho veramente capito quello che volevo uscisse fuori accanto, che venisse fuori accanto alle parole di Maria Lai, quindi questi paesaggi, questa ruvidezza delle pietre, questi forti contrasti tra la luce e l'ombra, che poi ritroviamo nell'albo nel bianco e nero, usato in maniera molto contrastata. Ho utilizzato l'inchiostro e racconterò appunto della tecnica che ho utilizzato e delle due o tre versioni importanti che ci sono state prima di arrivare alla definitiva, perché a volte succede anche questo quando si crea un albo illustrato, e di quanto mi piace parlarne, di quanto mi piace, mi fa anche onore portare a spasso questa capretta ansiosa di precipizi, così come si definiva, era stata definita Maria Lai, perché c'è tanto, tanto, tanto in questo libro, e quindi veramente non mi stanco mai di raccontarlo. Questa storia della capretta mi ha ricordato, mentre lei lo diceva, una straordinaria poesia, se non ricordo male, di Mariangela Gualtieri, ma ritorniamo a Imaginè Festival. Lei accompagnerà il pubblico in una passeggiata pittorica. In che cosa consiste questa passeggiata? Consiste in un'immersione nel bosco qui di vicino a Vernante, in un'immersione proprio totale che prenderà tutti i sensi e sarà motivo di ispirazione, ed avremo un modo diverso per poi conservare queste immagini che incontreremo, bellissime, di questi alberi secolari che non vedo l'ora di vedere, perché è tutto nuovo anche per me, perché il dipingere, disegnare nella natura è meraviglioso ed è una grande occasione per, appunto, come dicevo, portare con sé le sensazioni che si provano quando si è in questi posti così meravigliosi. Prima di salutare Gioia Marchegiani, ospite a Vernante al Festival Imaginè, il Festival della Narrazione per Figure, le chiediamo: qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto leggendo proprio Filosofia del Ritorno al Bosco, un libro uscito da poco di Gaia De Pascale, proprio per trovare nuove parole per tornare in questo bosco, per andare in questo bosco e accompagnare questo momento. Filosofia del Ritorno al Bosco, lo ricordiamo, è stato pubblicato, è uscito da poche settimane, se non ricordo male, sì, dalla sì, piccola sì, ma interessantissima casa editrice il nuovo Melangolo, anzi, per essere esattamente corretti, i libri di questa casa editrice sono come sempre molto molto curati. Gaia De Pascale è una studiosa, una scrittrice, e ha pubblicato diversi libri di viaggio, e questo per certi aspetti è anche un libro di viaggio, proprio perché ci porta all'interno di questa passeggiata, quasi fossimo David Henry Thoreau. Sì,
sì, l'ho trovato molto in sintonia con il mio sentire in questo momento, per cui credo che i libri ci capitino un po' così, non per caso, a volte tra le mani. È successo proprio così un giorno in libreria e quindi mi sembra che sia perfetto. E noi prendiamo il testimone di Gioia Marchigiani con questo libro, cercando di raccontare nelle nostre prossime conversazioni, per l'appunto proprio, filosofia del ritorno al bosco. Intanto grazie Gioia Marchigiani e buon festival, buona serata. Grazie a lei, buona serata.